quello che per me è importante testimoniare sempre è l'importanza del percorso, credere in una passione, coltivare la passione con un percorso quotidiano, al di là dei risultati che si raggiungono. Quello che è veramente fondamentale è capire che ogni giorno bisogna anche sacrificarsi, a dare il massimo di sé, superare i propri limiti. Ed è quello che a me la danza ha insegnato fin da bambino, quello di non fermarmi mai, ma cercare di superare i limiti fisici e psichici, perché andare al di là, nonostante tutte le difficoltà, è stata una scuola di vita incredibile che mi ha portato a grandi risultati, ma anche se non mi avesse portato a questi risultati, mi avrebbe dato dei valori come essere umano, e questo percorso mi avrebbe comunque fatto diventare una persona migliore, perché il valore di questo percorso giorno dopo giorno non ha prezzo. Il capire quanto è importante non cercare delle scorciatoie, non voler arrivare a un successo facile per poi trovarsi nel vuoto e cadere, e anche qualora si raggiungesse questo successo, come lo hai raggiunto? Qual è stato il tuo percorso? Che cosa ti ha dato? Ti ha arricchito? No. Invece il costruire qualche cosa, passo dopo passo, giorno dopo giorno, questo veramente ti cambia a livello umano e personale e fa di te una persona migliore. Quindi credo che questa sia la chiave di lettura più importante, non vedere una persona se è arrivata al successo, ma qual è il cammino umano che questa persona fa. E poi, come diceva appunto anche Maurizio, io sicuramente vengo e ho avuto un percorso privilegiato, perché ho avuto la possibilità di andare alla Scala, di studiare in un teatro meraviglioso, e ho conosciuto e capito qual era la mia passione fin da bambino, quindi l'ho perseguita da subito. Però ci sono tanti esempi, e uno lo avete forse visto anche tutti voi, di persone, di ragazzi che seguono le proprie passioni e riescono a cambiare la propria vita. L'anno scorso in televisione ho portato la storia di Ahmad Judeh, questo ragazzo siriano che è cresciuto nel campo profughi di Yarmouk in Siria, e lì lui aveva questa passione per la danza incredibile in un contesto terrificante, sotto i bombardamenti della guerra, dove non poteva, con l'opposizione anche della propria famiglia, perché era sostenuto dalla madre, ma il padre non appoggiava e anzi lo prendeva a botte e lo chiudeva in camera per non che andasse a lezioni di danza. Ebbene, lui è riuscito, ha voluto ballare, e per me quella è veramente la storia della forza salvifica della danza. Qualcuno che ha in sé la passione, che vuole ballare, vuole fare coltivare questa sua passione, lo riesce a fare, perché poi in questa situazione è stato visto da un reporter olandese che gli ha dato la possibilità di raccontare la sua storia, e lui è andato ad Amsterdam a studiare con il Dutch National Ballet, e adesso lo fa a livello professionale, e la sua storia è stata raccontata appunto l'anno scorso in televisione, anche grazie a me in Italia, e adesso ha scritto un libro. Quindi ci sono situazioni molto difficili da cui si esce, e l'importante è quello che i giovani devono capire soprattutto, è quanto sia importante coltivare le proprie passioni nonostante le difficoltà che ci sono, coltivare queste passioni, inseguire un sogno anche se non ci sono delle vie d'uscita, ma questo, al di là del risultato, ti renderà una persona migliore.